voglia di fare musica. ECMA 2018, e quando si dice Toma, guarda chi trovo, il direttore della TL Cuneese Paolo Bongiovanni. Buongiorno Paolo, ma cosa ci fai all'ECMA? Ma l'ECMA intanto è secondo me il più importante evento in Europa per la promozione dei percorsi turistici. Era nata come Salone del ciclo e motociclo, è diventata Salone della moto. Qui abbiamo creato il mototurismo in provincia di Cuneo, perché di fatto abbiamo fatto nascere in questi padiglioni. E oggi, con l'avvento della bicicletta pedalata assistita, è ritornato solo nel ciclo motociclo. Questo è importante perché si apre una nuova frontiera del turismo. Se non ha mai funzionato più di tanto quello del ciclismo muscolare, perché chi arriva nelle nostre valli a fare i nostri colli deve avere 3.000 km nelle gambe, se no prende l'infarto e muore, la bicicletta elettrica, la bicicletta pedalata assistita ha di fatto trasformato le nostre valli, la Via del Sale, il Colle dell'Agnello, il Passo della Gardetta, il Colle della Maddalena, il Colle della Lombarda, in piste ciclabili adatte a chiunque e alle famiglie. Oggi fra l'altro ci sono qui in esposizione dei mezzi già di terza generazione con delle batterie che hanno una durata straordinaria, ma quello che noi offriamo sono proposte su percorsi turistici a 360 gradi, su strada e off-road, per moto e biciclette. E la novità, che la presenteremo proprio in questi giorni in conferenza stampa, fra l'altro domani, è l'intervalliva. Dal comune più sud della provincia di Cuneo, il comune di Alto, 350 km di curve colli, 14 colli, per arrivare agli impianti sciistici di Rucas nel comune di Bagnolo Piemonte, dove terminerà questa avventura con 1000 curve, che sarà sicuramente un'offerta soprattutto per il pubblico del centro nord Europa. Senti Paolo, intanto sei motociclista, sì? Sì, assolutamente sì, l'intervallino l'ho tracciato io, in qualcuna di queste foto ci sono anche io. Quindi puoi dire che hai toccato con mano se effettivamente si può fare. Sono motociclista, sono utente di bicicletta pedalata assistita, me ne sono già comprate due, quindi diciamo che tutti i percorsi che presentiamo qui in ECMA, sia io sia Massimo, li abbiamo collaudati, quindi sappiamo raccontarli. È come ecologico, ma non solo, fa parte anche della prima parola di ECMA. Dimmi le parti della moto utilizzando le lettere di ECMA. Beh, dovrei usare un po' di anche d'inglese, engine per italiano, partire, italiano. Che sarebbe il motore. Eco ci sta, perché comunque è un utilizzo che usiamo anche le bicicletta pedalata assistita, è assolutamente ecologico. L'interesse che possono generare questi prodotti è di fatto detto l'evento più importante per noi in Europa, ma probabilmente più importante al mondo. Oggi è giornata di operatori, il nostro materiale si sta volatilizzando, e basta vedere i flussi che ci sono in questi corridori. M è moto, e da lì non si scappa, e A è l'avventura che si può provare in provincia di Cuneo vivendo i nostri percorsi. Paolo, in chiusura, dai due informazioni su dove seguire tutto quello che la TL del Cuneese fa. Beh, assolutamente www.cuneolidei.com è il nostro sito, c'è tutto e di più, ma chi si vuole iscrivere alla pagina Facebook, alla fanpage ATL del Cuneese, troverà ogni giorno decine di appuntamenti e di occasioni per visitare il nostro territorio. Grazie alla ATL del Cuneese, grazie al direttore Paolo Bongiovanni. Grazie a voi. Quanto è importante la fede per un motociclista? Cioè, la fede poi per un motociclista, che poi diventa anche la fede per un marchio molte volte. Difatti io sono più di 30 anni che sono con la Moto Guzzi. Il tuo nome? Stefano. Che cosa non deve mancare a un motociclista? La passione, sicuramente. Cioè, non si può, se manca la passione, quando sali una moto e ti fai prendere dal panico, dalla paura, è meglio che scendi. Quando sali sulla moto devi staccare il cervello e devi pensare semplicemente che sei sopra la tua moto. E allora il gioco funziona, altrimenti è meglio evitare. Hai detto tua moto, quindi si diventa gelosi o la si impresta qualche volta? Assolutamente no, piuttosto presto mia moglie. Presti tua moglie, e poi però se non ti ritorna? Ne troviamo un'altra. Va bene, da grande motociclista. Senti, utilizza la parola ECMA, e le lettere della parola ECMA, e dimmi delle parti di una moto. E come? È elettrico, che è un problema con la Guzzi, l'impianto elettrico. È vero. Poi cosa c'è? La I? È un po' difficile, non mi viene in mente niente per la I. Beh, l'industria, chiaramente, che dove è stata costruita, la fabbrica, okay. Dove è stata costruita. C? La C
posso dire una parolaccia? Ma non lo so, ma... Cioè, in moto ci vogliono i coglioni. Cioè, va bene, te la passiamo. M moto. Anzi, non è moto, è motore. Motore? Che, e non, poi... è, che non è elettrico, mi raccomando. Specifichiamo, ma come? In un anno in cui tutto è elettrico? Io purtroppo faccio parte della generazione che andrà sempre a benzina. E chiudiamo con la? Amore. Amore. Senti, donne motori? Ah, donne motori a me è andata anche bene, perché quando ho conosciuto mia moglie gli ho detto guarda che prima di te è arrivata lei, c'è la moto. E lei ha detto sì. E così siamo finiti in viaggio di nozze a Capo Nord in moto. Bello, bello, un bel viaggio. Come diceva qualcuno, insomma sei come la mia moto, quindi te la porti sempre dietro. Sì. Chi? Mia moglie? No, a volte anche no. Grazie, questa è la fede del motociclista, grazie. Ciao.